Valentina Nugli Augusti fa il suo ingresso nella casa del GF VIP per parlare con il suo ex Tommaso Eletti. Valentina è molto carica, ho ascoltato il tuo discorso, ma tu ti devi vergognare. Ti ho portato a Temptation per farti vedere quanto ti rispetto. Tu hai pensato bene di tradirmi miseramente davanti a tutta Italia. Mi hanno detto che ero depravata invece di capire il sentimento puro che abbiamo provato. Mi sono rialzata come un'araba fenice. Sono qui tornata a vestirmi come voglio, senza le tue regole da talebano. Nessuno sa quello che hai fatto prima di entrare qui. Mi ha insultata, minacciata. Nel momento in cui ho iniziato a riprendermi la mia vita, non ci siamo rimessi insieme. Tu hai fatto il degrado, hai soffocato la mia femminilità. Io vivo di pancia e di emozioni. Determinate parole mi hanno fatto male. Mi ha insultata e minacciata tutta l'estate. Mi ha detto che sono una prostituta, per non dire altro. Tommaso balbetta: pensavo che dopo il mio discorso avresti voluto abbandonare il piede di guerra. Sei qui solo per visibilità. Se vuoi, ti chiedo scusa di nuovo per essere stato esagerato con te. Ma se avessi avuto una donna che mi mette dei punti, forse sarebbe andato tutto meglio. Non so proprio che dirti. Valentina, sono qui per due motivi. Uno, ho sentito delle cose che non dovevano essere minimamente dette. Hai detto cose riservatissime sulla nostra vita sessuale e non puoi, sei filmato H24. L'altro motivo è per le dichiarazioni della Bruganelli che l'attaccavano. Valentina, ho chiesto diritto di replica a te, Alfonso, solo per rispondere a Tommaso e Sonia. Non voglio sentir parlare di moralismi per la differenza di età. Il collante è stato questo amore puro, emozioni importanti. Ci sono stati momenti in cui, coinvolti dalle emozioni forti, io non avrei concretizzato niente. E fino ad ora non ho voluto figli per una mia scelta. In questo rapporto sono stata annientata e soffocata dal suo carattere manipolatore. Io l'ho portato a Temptation perché credevo in quel programma. Signorini chiede a Valentina se vuole tornare con Tommaso, ma Valentina è lapidaria, non ci penso proprio. Se non era opportuno portarlo a Temptation, allora non vedo nemmeno la saggezza di portarlo dentro al GF e non in un centro riabilitativo. Tommaso è stato poi eliminato al televoto. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, attivate la campanella e lasciate like di supporto.